quando mi trovo a fare le parole voglio dare il massimo. Siccome scrivo troppo, ho due amici eccezionali, due grandi professionisti. Uno da una parte Isabella Santacroce, che è una scrittrice, quindi ha in mano un vocabolario enorme rispetto magari al mio, che è molto sintetico. E quindi con lei e con Gino siamo arrivati a un connubio totale, un po' come l'orchestra con l'idea. Non è così matematico. Sai cos'è? Che Isabella, le canzoni con Gino le facciamo al tavolino, ci vediamo quando ho buttato giù tutto il testo, ho scritto troppo. Con Isabella ci si confronta al telefono, ci si sente da amiche, ci si sfoga, ci si racconta tutti i cazzi nostri. E allora, tutto per telefono, questo metodo ormai si è adottato negli ultimi 3 dischi. E allora le frasi vengono cantando, non si sta molto lì a concepire la canzone, quindi non è... Poi c'è un testo che ho fatto fare interamente a lei, proprio perché volevo venisse a fare la sua guardia, e quello di com'era, proprio perché c'è un'altra cantabilità, visto che lei ha una rotondità nel testo diversa nel mio modo di scrivere, e quindi anche incoraggio un altro modo di cantare, altre frequenze vocali. Quindi non è una scelta 7 meno 5 che vince, no, assolutamente, anzi con tutte e due, può darsi il prossimo sia diverso, non lo so. Ho fatto volare al tavolino con Will Malone a Londra, un anno fa, cioè prima del disco, no? Un anno fa era il 2009, no? Cioè all'inizio del 2009, all'inizio del 2009. E perché Will Malone ha cantato questo pezzo che conosceva e ha cominciato a battere le mani e a trovare un ritmo, perché Will Malone, oltre a fare gli arrangiamenti degli archi e la produzione, era un batterista in gruppi punk, diciamo, precedenti al suo diventare maestro. Quindi si era trovata una nuova visione di questa canzone e ci siamo detti questa si fa, capito? Questo è stato un po' lì. Poi ho pensato che Volare è veramente una canzone straordinaria che ha lanciato la musica italiana nel mondo, mi sembrava giusto farla perché ci rappresenta in toto. Quest'anno era il mio disco, io e te, comunque per me questa canzone l'ho messa. Vorrei mettere una canzone di Modugno in ogni disco, cioè questa mia partenza, spero di rispettare questo di voi. Canterei tutte le mi appartengono, mi appartiene come modo di cantare, tante cose. Solo nella visione rock di oggi, secondo me, il bello della musica non è tornare indietro, ma andare avanti, anche nella tradizione. Quindi il cambiare, questa è una frase che ho imparato da Caterina Bueno, mi diceva, l'importante sono le varianti, non tornare indietro, fare la tradizione, la parola, no? Che ritorna indietro, l'etnico, ma cambiare. Questo cambiamento l'abbiamo procurato con questo arrangiamento straordinario, l'avete sentito? Non so, mi sembra una droga. Dice molto meglio, sono contenta di averla messa qui, non la vedo neanche una cover. È un grande lavoro, grazie della domanda. Dicevo un grande lavoro, dicevo che è iniziato con Connie Plank, nel senso che è la prima volta che si lavora con un design, un sound design intorno alla mia voce. All'epoca, negli anni Ottanta, ovviamente questo veniva fatto con i sintetizzatori, però tutti analogici, quindi con dei suoni molto caldi, perché Connie Plank era molto mago in questo. E quindi è iniziata forse anche una terapia mia vocale che mi ha portato oggi a essere questo disco. E soprattutto portare avanti la musica europea da quell'epoca lì fino ad oggi. Questo è stato la mia responsabilità, no? Dopo Connie Plank non c'era più. Certo, ho avuto la fortuna a un certo momento di ritrovare Will Malone, che è stato veramente... Cioè, è un incontro eccezionale perché con lui ho portato a termine questa cosa qui, coniarla proprio, perché con l'orchestra, quello che fa lui insieme alle chitarre, che non sa fare nessuno, cioè quello che per ogni canzone che avete sentito, ci sono minimo dalle 8 alle 12 piste solo di chitarra, c'è proprio una partitura orchestrale delle chitarre che si confà con quella degli archi, cosa che è difficile da trovare e comunque a fare, perché di solito si fanno dei patchwork di suoni in cui la voce si mette sopra e non si sente altro, qui c'è un respiro di tutti gli strumenti. Fatto, diciamo, alla maniera organica, come si dice, di tutti gli strumenti veri. Quindi questo si può fare perché c'è un grande maestro accanto, però ci siamo arrivati dopo tanto tempo e soprattutto con questo incontro. Una cosa legata all'opera d'arte che con Michelangelo Bistoletto abbiamo messo insieme sul Bunkerarte, che è il Terzo Paradiso, quindi è la nostra entrata nel Terzo Paradiso. E questo manifesto, anche la fotografia, lo è perché... Cioè non era previsto quando si è fatto quest'opera insieme, infatti si è visto la foto di prima senza pancia, che appunto si vede lavorare con Pistoletto, succedono queste cose. E comunque, appunto, bisogna fare la domanda al maestro, più che a me, perché questa responsabilità dello spettatore di entrare nell'opera d'arte
è una sua reazione che inizia dalla poetica degli specchi, credo, no? Forse non sono adatta a parlare di questo, comunque un'altra sera possiamo parlarne un po' meglio, perché oggi si parla del disco, però questa cosa sarà poi rappresentata al Maxi probabilmente, vedremo di parlare in un momento adatto. Però chi vuole informarsi su Aramco c'è tutta la spiegazione del Terzo Paradiso. Venire specialmente potrebbe essere il nostro sponsor preferito. Tutti siamo figli dei nostri padri e delle nostre madri, quindi mio padre è stato un contrasto, ma anche una grossa incoraggiamento, perché io da piccola ero molto brava per il suo mestiere. Io da 5 anni stavo ritta lì su a fare le paste per strada, con le mani sempre in pasta. Ero talmente brava che mio padre è rimasto molto male quando sono andata via. Più che altro lui non ci credeva io come cantante, perché ero veramente brava per fare queste paste. Soprattutto i ricciarelli, prima ero specializzata. Però credo che in ognuno di noi c'è questo rapporto che c'ha con la famiglia, che ci crea dei complessi, delle cose, delle reazioni, eccetera. Io, se non c'era mio padre, può darsi che non scappavo di casa a 18 anni, perché avevo proprio la voglia di far vedere che io volevo fare questa cosa in tutti i costi. Lui non ci credeva, capisci? Quindi suo non credere mi faceva credere più in me stessa. Questo per me era il contrasto. Diciamo che forse c'è una parte, quella interpretativa di me stessa, che è quella di cantare le mie canzoni, c'era già dentro Penelope, quindi l'ho cantato con un altro spirito. Ma quando l'ho scritto le canzoni, quindi quando l'ho inventate, non c'era, quindi erano impregnate della mia vita e di tutto quello che succede intorno, e quindi non combaciavano. Però il momento molto spirituale, direi, del momento di cantare queste canzoni, quando ero a Londra, qualcuna l'ho cantata anche a Milano, tipo Ti voglio tanto bene, avevo appena finito il testo, l'ho cantato, è rimasta quella versione, no? Perché vado con le emozioni, quindi lascio incidere le emozioni in disco, non la perfezione, delle volte lascia anche delle cose imperfette, però c'era l'emozione, e quella era giusta. Quindi io non mi ricordo più come era la domanda, però c'è niente. No, lo stimolo creativo che hai avuto da questa condizione è stato questo, cioè. È arrivato. Però per esempio mi sono collegata anche con Otis Redding a un certo punto, no? Per fare ogni tanto, e non c'entra, ma non è che ho fatto una canzone sua, però mi sono collegata a certe cose mentre canto, mi collego trascendo, capito? Trascendo. Io faccio le copertine sempre quando sto cantando, per cui infatti ho sempre certi occhiali, no? Così. Infatti le vedi, sono un po' impressionista, perché sennò verrebbero fuori dei bozzi. Per cui c'è sempre qualche. Dice, io sono vera, cioè in quel momento era così, che cazzo devo fare? Cioè,